Buongiorno Alessandro Di Battista, deputato 5 Stelle, grazie di essere venuto qui, considerato oggi tra, diciamo, le figure più di spicco sotto la generazione tradizionale di Grillo e Casaleggio. Iniziano le ultime 2 settimane di campagna elettorale, per voi stanno iniziando abbastanza bene. Milano, in una sola giornata, la campagna elettorale sembra aver cambiato di tono con l'emergere di 2 grandi scandali, i grandi arresti a Milano sull'Expo e l'arresto del deputato Scajola, cioè l'ex deputato, l'ex ministro Scajola. Voi avete chiesto sull'Expo che le dimissioni, volete presentare una richiesta di dimissioni di Lupi. Confermate questo? Lupi è il Assolutamente ministro sì. delle Infrastrutture. Innanzitutto grazie per avermi invitato. Non è che noi siamo contenti se ci sono questi scandali, perché questi scandali alzano in pratica il debito pubblico in Italia e fanno sì che di media un lavoro pubblico in Italia costi il 60% di più che il resto in Europa. Quindi tolgono, lo scandalo Expo toglie lavoro ai giovani, toglie pensioni alle pensioni minime, quindi non è che siamo contenti. Ci dispiace dire, ve l'avevamo detto, perché abbiamo studiato l'Expo, io personalmente ho fatto insieme ai miei colleghi un Expo Tour, una visita ispettiva qualche mese fa Sì, l'avete e il fatto. cicerone era un tale ingegner Paris al quale io personalmente ho chiesto delucidazioni in merito a delle infiltrazioni dell''ndrangheta, alla corruzione del progetto, e lui mi ha risposto: io non sono titolato a parlarne. Ecco, l'altro Paris ieri l'hanno è, diciamo, arrestato. appunto, è il par persona tra gli Le arrestati, sì. opere pubbliche, dottoressa Annunziata, le grandi opere, oggi rappresentano un triangolo. A un vertice ci sono i partiti che piazzano i loro uomini o come faccendieri, abbiamo visto, sono sempre gli stessi, di centrodestra e di centrosinistra o ex o eterni democristiani. Poi ci sono le cooperative, spesso cooperative rosse, ma anche legate alla CL, quindi a Comunione e Liberazione, diciamo. Voi siete certi? Perché sì, questo ancora non si sa moltissimo, eh? Non è che si sa che ci sia un legame direttissimo tra il gruppo che ha Beh, però fatto Leporato, che è queste il pezzo grosso cose. di Manuten Coop, che è una cooperativa anche comunque vicina a Bersani, e ne era stato chiesto l'arresto. Poi il GIP ha detto che non c'erano prove sufficienti. Ma Esatto, che proprio non ci sono prove è sufficienti vero, ma sulle che ci siano delle cose. cooperative in mezzo a questi lavori, appalti, le cooperative rosse, la CMC, che è una cooperativa immensa che gestisce la Dalmolin, cioè la base americana più grande in Europa, il TAV, e adesso l'Expo, è un dato di fatto. E spesso vengono utilizzate da partite come il loro braccio imprenditoriale che gestisce affari e soldi che sono soldi nostri. Ecco, diciamo, questa seconda parte, anche per difendere lei, che potrebbe essere, come dire, vittima di denuncia su una cosa del genere, è una roba che si deduce, ma che ancora non si sa come prova. Beh, io sono un Sicuramente parlamentare della Repubblica e se sappiamo. vengo qua devo Sì, dire quello che perfetto. penso. No, assolutamente no. Dicevo comunque, diciamo, il legame con i grandi partiti politici non c'è, ma sicuramente c'è un dato di corruzione legato anche a figure molto vicine alla politica, mi pare, no? Sì, per esempio Mettiamolo. ancora il signor G comunque ha la testa del Partito Democratico e va a braccetto con però me li devo segnare perché alle volte è difficile ricordarsi tutti i condannati, con Quagliotti che è il numero due di Fassino, attuale sindaco di Torino, che fu condannato insieme al signor G a Primo Greganti durante la prima Tangentopoli. Se i cittadini fanno un puzzle e mettono insieme gli ultimi tasselli, gli si mostrerà un quadro davvero deprimente della Repubblica che ci hanno E lasciato Lupi, i partiti. voi in tutto questo chiedete però le dimissioni del ministro delle Lupi Infrastrutture. oggi porta Intanto avanti. conferma che voi farete, formalizzeremo una Stiamo richiesta ragionando, però di dimissioni. sì, abbiamo chiesto che venga immediatamente a riferirci in Parlamento, ma penseremo a una mozione di sfiducia. Lupi oggi rappresenta, dato che Comunione e Liberazione a Milano è un po' in difficoltà perché anche Formigoni sta crollando, gli hanno sequestrato qualsiasi cosa, rappresenta il nuovo interlocutore politico di Comunione e Liberazione all'interno appunto del Parlamento. E caso strano, era ministro delle Infrastrutture sotto il governo Letta e il rottamatore Renzi l'ha rifatto ministro delle Infrastrutture sotto Quindi, il diciamo, nuovo che volete avanza. sapere da lui una che Lui dice: responsabilità ah, ha e poi ora non è il momento, ora è eventualmente il momento di pagare. fare. No, ora è il momento di fermarci, di capire chi ha rubato. Perché che immagine diamo all'estero se l'Expo, l'esposizione universale dell'Italia, tanto tanto considerata dai partiti, noi siamo sempre stati contrarissimi a quest'opera, sempre Sì, contrarissimi, certo. Ma questo bisogna darvi atto, che siete dall'immagine della stati i primi corruzione che avete internazionale. Ma fatto. quale azienda viene oggi a investire in Italia se sa che qualsiasi opera pubblica nasconde interessi dell''ndrangheta, Questo è camorra assolutamente e vero, corruzione? Ma chi questo viene a è investire? Poi vero, solamente cioè quando non c'è lavoro. la cosa dell'Expo sicuramente apre una ferita di immagine internazionale Si è molto molto collegata poi alla forte e città molto della seria. salute, dottoressa Cosa Annunziata. fare?
prossimo scandalo sarà nella salute a Milano. E lì il sistema Formigoni, identico al sistema Penati, amico di Bersani, cioè di Sesto San Giovanni, si stanno in pratica spartendo la possibilità di costruire la città, un polo della salute a Sesto San Giovanni, che lì si annida il prossimo immenso scandalo di corruzione. No, l'unica obiezione che ho è nell'uso, diciamo, anche legale che lei fa di amico di, però amico di lo devo dire non per difesa di nessuno, per una questione proprio di tracciare quello che legalmente sono le cose. Certo. Essere amico di non significa essere compare in corruzione. Neanche prendere i soldi, 98.000 euro da Riva dell'Ilva è stato un reato per Bersani, ma dobbiamo capire il sistema. Riva dell'Ilva, pace all'anima sua, ha finanziato contemporaneamente nel 2006 la campagna elettorale di Bersani e di Berlusconi. 98.000 euro a Bersani e 245.000 a Berlusconi. Come funziona il sistema? A questi grandi imprenditori, spesso anche al crimine organizzato, e non sto parlando di nessuno adesso, conviene finanziare chiunque, così chi arriva al potere poi si ricorderà e dovrà restituire il favore. Questa è una repubblica fondata sul ricatto, che o spaziamo via il malaffare non si potrà più ricostruire. Le posso nulla. Dire una cosa? Lei sta facendo esattamente, però mi sta presentando lo stesso argomento che di solito usano i partiti per sostenere il finanziamento pubblico dei partiti, contro cui voi invece siete, perché loro dicono se non c'è il finanziamento pubblico dei partiti, in realtà noi dipenderemo sempre più dalle donazioni e quindi chi va in politica sarà sempre più soggetto a dei ricatti. Ha capito che c'è un giro di una partita di giro su questo? Da un lato il finanziamento pubblico ai partiti, e noi come sa non prendiamo quei soldi, abbiamo rifiutato 42 milioni di euro, l'hanno deciso i cittadini con il referendum del 92, se non sbaglio, per cui è una decisione decisa dai cittadini, per cui anche qualora fosse sbagliata, ma tu ti devi attenere appunto al risultato del referendum. Ma noi siamo contrari al finanziamento pubblico e anche contrari ai grandi finanziamenti. Bisogna riuscire a creare micro finanziamenti, quello che noi facciamo. Io per esempio per la campagna elettorale all'europeo ho dato 200 euro, se tu riduci il finanziamento che ricevi, io sono entrato in Parlamento spendendo 140 euro di campagna elettorale. Vediamo se lei vince, come partito, e diventa il primo partito d'Italia, passare dall'essere un movimento a un grande partito istituzionale tra un anno, cioè quindi con una forte presenza, molto diciamo forte sul partito. Io sto facendo la parte del diavolo, insomma, su questa roba qui sono sicuramente a favore personalmente del fatto che il finanziamento ai partiti venga drasticamente ridotto, insomma come venga drasticamente ridotto tutta la struttura della politica, però il discorso è giocarsi gli argomenti. È vero una cosa, che voi potete fare questo perché siete ancora un movimento molto leggero. Il giorno in cui vinceste le elezioni, forse a proposito, le vincerete queste elezioni? Io non mi accontenterei del risultato di febbraio 2013, diciamola così. Io sono convinto che potremmo sforare quota 30%. È vero quello che lei dice. L'ho detto, è scuola del 30%, l'ha già detto in un'intervista alla stampa, lo vedo con a marzo con Jacopo Iacoboni. Esatto. Anch'io faccio i dossier, hai visto? Giustamente lei si documenta, anch'io mi sono documentato su di lei. Si ricorda che ci davano degli inesperti? Ma quelli del Movimento 5 Stelle sì, dicono cose giuste ma sono inesperti. Oggi questa parola, inesperienza, è sparita. Magari ci accusano di altro, di essere fascisti, sfascisti, squadristi, comunisti, bolscevichi, potenzialisti, torniamo al 30%. Ma nessuno più si dice che siamo inesperti. Noi in 3 mesi abbiamo colmato un gap che c'era evidentemente con i politicanti di professione, e io oggi mi sento, 30%. Io con i miei colleghi, prontissimi a governare. Sì. Ok, allora 30% dice 30% secondo lei significa che avete superato il PD? Sì. Perché voi date Renzi sotto il 30%. Se noi saliamo, gli altri scendono. Beh, Forza Italia è in caduta libera. Se arrivate secondi, qual è una vostra buona performance rispetto a Renzi? Qual è l'asticella? Per me, poi io insomma non ci avevo mai pensato. Sopra il 27 è una buona performance. Va bene, quindi diciamo sopra il 27 probabilmente un 5-6 punti di distanza. Beh, io credo che, insomma, io non ci credo moltissimo ai sondaggi. Ricordo che i sondaggi a febbraio ci davano al 18, abbiamo preso poi 25. Soprattutto nel vostro caso i sondaggi sono abbastanza complessi, no? Cioè, però il 30% lo prendiamo. Il discorso è che se riuscissimo a prendere il 30% politicamente il governo Renzi crolla il giorno stesso, ma non lo accoltelliamo politicamente noi, l'accoltellano i Cupero, i Civati, i Bersani, che non vedono l'ora, tra l'altro, che il Partito Democratico ormai è, come dire, un crogiuolo di correnti, correntini o spifferi che si fanno la guerra tra loro, e oggi si tengono
prezzi abbia del consenso. Se Dio guardi dovesse, come crediamo, perdere questo consenso, l'Italicum già è fracassato, le riforme costituzionali vengono messe nell'oblio. Quindi e questo Partito Democratico crolla. Dimissioni, vedete dimissioni di Napolitano. Di Napolitano, sì. Nel caso voi vincete? Beh, perché crollerebbero questo impianto piduista delle riforme e in quel caso il Presidente della Repubblica, che è il garante non della P2 ma di questo impianto di riforme, se ne dovrà assumere le responsabilità di fronte al Paese e si dovrà dimettere. Quindi se voi vincete o andate molto alto, molto sotto Renzi, perché queste sono le cose, lei pensa che il governo entra in crisi, sì. Napolitano si dimette. Dipende pure quanti voti prende il nuovo centrodestra, no? Certo. Che insomma è roba piccola, però se Dio guardi crollerà, e spero che crollerà, perché basta che i cittadini si informino. Vabbè, su ma questo è un po' indipendentemente dal centro-destra, perché in fondo adesso il rapporto è tra la vera competizione tra voi e Renzi. Assolutamente, no? Sì. Quindi voglio dire, tra noi e il PD, cioè, perché poi uno quando parla di Renzi, sì, si dimentica che è un burocrate del PD. E quindi cioè, come fa parte, mi interessa questa roba della crisi? Quindi si aprirebbe una crisi, diciamo, abbastanza drammatica. E come si va? Si va a elezioni a ottobre, voi immaginate? Il prima possibile con il consultellum, cioè con quella legge uscita fuori dalla sentenza della Corte Costituzionale che ha sentenziato il porcello manti costituzionale. C'è voce che anche Renzi pensa di andare a votare, sia che vinca sia che perda. Vedremo chi vince, magari. Senta, invece c'è stato, diciamo, un grande vantarsi di Renzi, di Grillo sulla vittoria, l'ha fatta anche lei un minuto fa, vorrei tornare un attimo indietro su questo. Lei ha detto se noi vinciamo siamo pronti a governare, Grillo invece aveva detto poche settimane fa, pochi giorni fa, se vinciamo chiediamo l'incarico a Napolitano. Un anno fa c'era un fuori onda che diceva meno male che è andato così perché non eravamo pronti a governare, lei invece dice sicuro? E qual è il primo atto che fareste? Io ricordo la prima volta ho fatto un intervento in aula a Montecitorio dove si è approvata la Costituzione, mi batteva il cuore, ho avuto quasi ansia, ero emozionatissimo, ho alzato il microfono e ho fatto un intervento sui Marò. Poi mi sono abituato e ho capito che possiamo farcela, si può fare. Ci hanno raccontato per anni che la politica fosse soltanto un mestiere indicato per un'elite, non è così. E se lei andasse al governo cosa farebbe come l'M5S? Il primo... Per reddito di cittadinanza, legge anticorruzione e legge sul conflitto di interessi. E noi abbiamo le mani libere per farle. Va bene, questi sono i primi atti. Torniamo un attimo all'Expo intanto, che invece dovrà volentieri essere deciso. Oggi non c'è un'intervista di Maroni, del governatore Maroni della Lombardia, che devo dire è abbastanza pesante. Lui dice, c'è il rischio che, la domanda è di Andrea Montanari, c'è il rischio che Expo fallisca con un danno di immagine incalcolabile per Milano e Italia? Lui dice, il rischio c'è. Non voglio escluderlo. Secondo voi c'è il rischio che fallisca l'euro? Cioè che Expo chiuda, di fatto ancora prima di aprire? Il rischio c'è. Non posso accettare che un governatore della regione coinvolta si preoccupi di questo e non già della certezza del fatto che dal punto di vista dell'immagine internazionale l'Italia esce fuori purtroppo pregiudicata, forse il termine adeguato. Però lui dice così, lui chiede per aumentare, diciamo, la possibilità di successo, sì, chiede più soldi, dice... Perché martedì Renzi è all'Expo, no? E dice Renzi deve nominare la task force che aveva annunciato, una task force di vari avvocati, eccetera, e mettere 60 milioni per coprire la quota della provincia. Senza quei soldi la regione è pronta a uscire dalle società che gestisce l'Expo. In realtà sembra, dalle parole di Marone, che siamo arrivati a un punto in cui l'Expo continua o no. Voi avete immaginato di chiedere di rinunciare all'Expo? Sì. Per noi è un'opera che non si deve fare e dato che l'Expo è collegata anche a delle opere faraoniche, quindi non si deve fare adesso, si deve fermare. Dobbiamo lanciare per la prima volta un segnale all'opinione pubblica internazionale che questo è un paese pulito, trasparente e onesto, e lo fai anche dicendo l'Expo non si fa più perché è in mano al crimine organizzato e all'andrangheta e alla corruzione. E quindi, come può un governatore chiedere altri soldi in questo momento? Rubano i soldi e lui dice per sbrigarci abbiamo bisogno di più soldi, con la scusa della fretta, perché questo è il dramma dell'Italia, sì, con la scusa della fretta si creano acque torbide e nelle acque torbide il malaffare ha sempre pescato bene. Sì, però come avviene questa cosa? Chiedete che l'Expo venga commissariato dall'Europa? È già commissariato in pratica dai magistrati, in sostanza. Sì. Ecco, però se voi dite l'opera non si deve fare, si deve fermare, come immaginate di chiedere un'operazione? Innanzitutto chiediamo una commissione d'inchiesta seria, indipendente, per far chiarezza rispetto ai nomi che devono ancora uscire fuori, perché io
Non faccio nessuna accusa perché non ho prove, ma dubito, intellettualmente dubito, che dei pezzi grossi dei partiti, dal centrodestra, dal centrosinistra, passando per gli ex democristiani, non sapessero esattamente chi fossero questi faccendieri legati ai partiti. Ma siete pronti a chiedere la chiusura dei lavori? Sì, anche. Lo stop dei lavori? Sì. Ci sta dando una notizia in questo senso o sta semplicemente facendo una roba perché io... in televisione? No, perché è una roba enorme. Io stamattina ho parlato con i portavoce alla regione Lombardia, tra i quali Silvana Carcano, che si occupano da anni dell'Expo, e loro mi dicevano: noi dobbiamo lanciare un messaggio a livello internazionale per fare in modo che in futuro, per esempio, l'Italia non venga preclusa per delle future Olimpiadi o altre manifestazioni internazionali. Qual è l'unico modo? Dire: l'Expo è pieno di malaffare? Non si fa. Bisogna anche avere, come dire, il coraggio di andare controcorrente, altrimenti è sempre la stessa storia. Quindi ci possiamo aspettare una vostra richiesta di fermare i lavori o di commissariare? Noi chiaramente non stiamo al governo, siamo una forza di opposizione che in questo momento sta lottando per ottenere trasparenza, onestà e rispetto della legge. Se fossimo al governo attueremmo in maniera differente da Renzi, che la prima cosa che sa dire è la politica deve uscirne, ma la politica già c'è all'interno dell'Expo. Va bene, sento un po', a proposito di Renzi, voi avete fatto una grandissima campagna, non soli, ma insomma la vostra è probabilmente la più efficace, sulla vicenda degli 80 euro, no? Gli 80 euro sono un'elemosina, una tantum che non cambia la vita a nessuno, ha detto sul suo blog Grillo, poi ci sono stati tutti scambi di accusa col Premier che ha detto, beh insomma va bene per i comici milionari questa roba è per poca cosa, eccetera. Poi è successa una cosa istituzionale ma completamente a vostro favore, nel senso che i tecnici del Senato hanno detto che non c'è la copertura degli 80 euro. Voi siete è partita una diatriba, tecnici Senato o governo, voi con chi state? I tecnici del Senato fanno il loro mestiere, ma intendiamoci. Se gli 80 euro provenissero, fermo restando che noi delle risorse a disposizione le daremmo agli incapienti e alle pensioni minime, perché lì secondo noi sono settori dove serve di più e dove verrebbero immediatamente spesi e quindi rientrerebbero in circo, ma se gli 80 euro uscissero fuori da un taglio degli stipendi dei parlamentari o degli F-35, ma va benissimo che vengano anche ai lavoratori dipendenti, ma dato che questi 80 euro escono fuori in sostanza aumentando le accise sulle benzine, sui riscaldamenti, e questo è il concetto. Sì, questa cosa lo so, io le facevo una domanda più precisa, no? Sì, se siamo dalla parte dei tecnici del Senato. Perché si sta creando una grande tensione, magari ai nostri cittadini diciamo non è arrivata ancora, però ci sono alcune notizie che partono, no, da quelle sorte dei corridoi bui e poi diventano delle grandi contese nazionali. Una di queste grandi contese è quella tra tecnici del Senato e Renzi, perché poi dietro c'è tutta la storia in realtà del Senato, eccetera, una di queste notizie a molti giri, insomma. Ecco, voi vi sentite di difendere i tecnici del Senato rispetto alle idee del Premier o no? Io non sto al Senato, sto alla Camera e i funzionari della Camera, al di là che gran parte guadagnano assolutamente troppo, a cominciare da Zampetti, il segretario generale, 600.000 euro, sono ottimi funzionari, sono molto preparati, quindi io mi fido alla Camera quando un funzionario mi dice che questo atto parlamentare non è scritto adeguatamente, per cui mi devo anche fidare dei tecnici del Senato. Noto che ogni qualvolta si effettua ad una critica, senza urlare, perché poi Renzi sa dire soltanto che urliamo, io non sto urlando, noto che ogni qualvolta facciamo una critica politica a Renzi, lui risponde dicendo che siamo rosiconi, siamo gufi. Beh, non solo a voi. Non solo a voi, è un po' a tutti, è la sua narrativa. Si può criticare il Presidente del Consiglio e dire che puoi correre, ma se vai verso un muro, fermati. Le riforme si devono fare, ma bisogna vedere come sono fatte. Io però avevo un che di malizioso nella mia domanda, l'aveva colto perfettamente, infatti ha subito messo le mani avanti, perché c'è moltissima gente che dice che in fondo voi avete fatto una grande campagna contro la casta, però in verità... la casta è rimasta per voi soltanto i politici, mentre invece tutta un'altra serie di caste reali, di cui anche quelle, diciamo, i grandi burocrati dello Stato, i grandi tecnici dello Stato, come lei dice, che guadagnano tanto, tantissimo, molto più di alcuni manager delle aziende pubbliche, voi non li avete mai toccati, non solo lui, ma altri, per esempio una battaglia contro le grandi burocrazie che sta facendo Renzi, contro la palude renziana, in fondo voi preferite non toccarle queste cose, è una maliziosa interpretazione. È la sua interpretazione. Stavo raccogliendo, quando noi prepariamo queste interviste, raccogliamo come dire i pro e i contro in giro, insomma. Tra le caste mettiamo anche i giornalisti. Certamente. E soprattutto i giornalisti.
giornalisti parlamentari o i grandissimi direttori di giornali. E bisogna... I grandissimi direttori di giornali sono casta perché sono direttori? O perché... No, perché, come si entra perché nella in tanti casta? Giornali, perché in tanti giornali guadagnano, anche grazie al finanziamento pubblico all'editoria, decine di migliaia di euro al mese. Un pubblicista o un ragazzo che non è ancora giornalista ma sa scrivere bene ed è informato, 3,50 euro a pezzo. Io questo lo vedo e ascolto storie di giovani giornalisti che vorrebbero scrivere e mi dicono per guadagnare 40 euro al giorno devo scrivere 10 pezzi al giorno, cioè neanche a tempi moderni. Le dicevo, l'Italia è affetta da tanti problemi. Uno è anche la sloganpatia, cioè crediamo agli slogan, forse abbiamo questa malattia di credere agli slogan, non ci è bastato Berlusconi per tanti anni. Ecco, lei prima diceva Renzi fa una grandissima battaglia sulla burocrazia, io non l'ho vista. Mi dica dove ha penalizzato un grande burocrate, un grande funzionario, ha fatto delle nomine, ha messo i neni descalzi che in sostanza è in netta continuità con Scaroni, ha messo la Marcegaglia, cioè io non la vedo. Questi però battaglia. Non sono zona burocrazia, la sì, zona burocrazia sono protolacci, lacciuoli, grande apparato dello Stato, su cui voi non avete detto quasi mai. Beh, veramente, per esempio, io sto alla Camera dei Deputati, per esempio appunto sulla segreteria generale abbiamo fatto un'immensa battaglia chiedendo la riduzione. Avete la guerra con la Boldrini. No, il segretario Zampetti che credo sono 20 anni. Con la Boldrini, me la dice perché state... Sì, il segretario Zampetti sono 20 anni che sta lì, non c'entro la Boldrini, è solo un anno. Io sono anche andato a pranzo un paio di volte in mensa con la Presidente Boldrini e mi sembrava una persona comunque nuova. Ho anche applaudito il suo discorso di insediamento quando parlava di Casa di Vetro. Quello che ho visto è una donna sì, che dice sempre sì all'abuso della decretazione d'urgenza da parte del governo, piuttosto impreparata dal punto di vista regolamentare, quindi non conosce il regolamento, è ignorante dal punto di vista regolamentare, lo ignora, non è un'accusa a lei ma appunto a quello che lei rappresenta. E poi non mi dimenticherò mai il giorno in cui ho scoperto l'esistenza dei lobbisti in commissione bilancio, io tornavo da una missione in Colombia, mentre la Presidente accompagnava altissimi prelati in giro per il palazzo a mostrargli le bellezze, quel quadro, il presepio dei bambini poveri, perché questo è l'atteggiamento di una certa sinistra, di una certa sinistra, e i lobbisti infestavano, questi mercanti, il tempio appunto della legge che è Montecitorio. E se tu non fai una battaglia contro questa infestazione, poi le chiacchiere restano zero. Puoi dire che trasformiamo il Parlamento in una casa di vetro, ma se appoggi il lobbismo invece hai perso la tua battaglia. Invece con il Presidente del Senato andate molto d'accordo. Mi pare. Lo trovo molto avete più preparato. Molto più, diciamo, molto più... Tutto un po' quello che ha detto fin qua, diciamo, conferma un po' che la vostra principale competition, incluso una certa sinistra rappresentata dalla Presidente, eccetera, che in fondo voi vi state scontrando con la sinistra e che i vostri voti in fondo non li state cercando proprio in quella base di centrodestra che è guidata secondo voi da una persona con cui non si fanno patti, cioè in fondo la vostra anima non è più di centrodestra che di centrosinistra, dispetto del fatto che voi dite di no, perché c'è un po' questo profilo insomma ormai da decidere, no? All'interno per voi del gruppo parlamentare ho colleghi che in un tempo hanno votato la Lega, un sì. tempo hanno votato Alleanza Nazionale, un tempo hanno votato Berlusconi, io ho votato il Partito Democratico e poi me ne sono pentito maramente. Probabilmente Forza Italia è un partito, e Brunetta mi querelasse, è fondato con il beneplacito della mafia, questo è evidente, Dell'Utri condannato per mafia, Berlusconi condannato per frode fiscale, poi me li devo ricordare, sono troppi, Cosentino amico dei casalesi, Scajola arrestato, persona davanti anche a me, ripeto, è un deputato della Repubblica. Assolutamente, che mi querelasse Brunetta, anche perché è rimasto l'unico che non hanno arrestato, Previti condannato per aver corrotto i giudici, cioè chi ha fondato questo partito. Chi ha fondato questo, diciamo, questo è stato un partito fondato anche con il beneplacito della però mafia. Il profilo dei loro votanti vi gusta? Ma chiunque, le dicevo, siamo in una fase post-ideologica, io ho sempre votato a sinistra, poi li ho visti in faccia, questi della sinistra, li ho visti quando gridavano, cantavano Bella Ciao e regalavano soldi nostri alle banche private. E ho visto anche in faccia questi falsi liberisti o servitori dello Stato che parlano di legalità e che poi fondano un partito tra condannati. Credo che bisogna andare oltre oggi. Oggi, ad esempio, credo anche di essere io, con veramente modestia. Lei l'altro giorno, recentemente, ha invitato Berlusconi e Renzi. Io sono un illustre sconosciuto. Fino all'anno scorso non mi conosceva nessuno. E oggi sto qui parlando di una visione del futuro. Oggi ci sono io, domani ci starà qualche giovane che ci sta vedendo magari a casa, in compagnia dei genitori, li starà convincendo
a informarsi sul 5 Stelle. L'importante funzione di rinnovo del Parlamento avuto dalle 5 Stelle non Ma è inimmaginabile che dopo Renzi e Berlusconi, conosciuti più per demeriti che per meriti, ci sia io oggi a rappresentare il Movimento Però 5 anche... Stelle, Luigi Di Maio che ha 28 anni e dirige la Camera come davvero un... Però a questo punto, dopo un anno, noi ameremmo sapere se voi siete un po' più di destra o un po' più di sinistra. Lo so che mi accuseranno di essere sempre una molto ideologizzata. Diciamo, sì, molto ideologizzata, non so che dire, insomma. Ma, però voglio dire, il voto si orienta anche tra destra e sinistra. Sì, ma volere allora la polizia nell'Expo è di destra o di sinistra? Mi domando. Sì, è una cosa però, per esempio, tornare dalla sull'Expo va bene, però su un'altra serie di temi, temi etici, temi dell'immigrazione, in temi diciamo delle tasse, delle piccole aziende, di partita IVA, il tema anche, non lo so, incluso quello dell'euro, per esempio sull'euro non potete stare né qui né lì come potete fare, prima o poi sull'euro dovrete dire se volete uscire o meno, volete uscire o meno? La posizione per me è chiarissima. In un anno e mezzo in Parlamento gli emendamenti che abbiamo ottenuto, le nostre vittorie, per esempio l'emendamento Fantinati che congela le cartelle esattoriali di Equitalia a quelle aziende che vantano un credito nei confronti dello Stato, non li abbiamo purtroppo ottenuti con il dialogo ma con il ricatto, questo è un dato di fatto. Si andava dai deputati del PD e gli si diceva o passano questi emendamenti o comprate Cotechino e lenticchie perché vi facciamo passare il Capodanno in aula, funzionava così. Sì. E alla fine ottenevamo qualcosa. La stessa cosa farà in Europa, o passano gli Eurobond, quindi viene messa in comune il debito, o si cancellano trattati che ci stanno davvero uccidendo come e che ci uccideranno come il fiscal compact, o si fa chiarezza e trasparenza anche sui fondi europei perché vengono dalle nostre tasse, oppure noi ce ne andiamo via da questa Europa previo un referendum che si può fare, venne fatto, c'è la legge costituzionale 1 sull'80, ma si può fare un referendum comunque di indirizzo, cioè possiamo chiedere ai cittadini italiani che cosa pensate dell'euro, possiamo ascoltare economisti premi Nobel come Stiglitz. Insomma, quando sarete eletti, adesso io non voglio mollare questa cosa di chi siete, perché credo che sia un po' dopo un anno una legittima richiesta. In pratica, quando sarete eletti, dove vi siederete in Parlamento? Perché nel Parlamento europeo avrete lo stesso problema che avete avuto nel Parlamento qua. Vi siederete nella famiglia dei popolari, nella famiglia dei socialisti, nella famiglia dei verdi? Con chi vi siederete? Lì dobbiamo anche capire a Bruxelles, poi bisogna capire chi entrerà. Per esempio ci saranno anche delle forze nuove che si stanno presentando in Spagna, penso al partito X, penso a delle realtà interessanti perché la richiesta di democrazia diretta, di democrazia partitica, non è richiesta che non riguarda soltanto l'Italia e 5 Stelle, è europea. Comunque dovendo scegliere starete dalla parte di Marine Le Pen seduti, non dalla parte di Scholz. No, noi non abbiamo nulla Scholz a che vedere con la Marine Le Pen perché rappresenta comunque ma un partito, un intermediario tra istituzioni e cittadini, per cui è roba vecchia anche la Le Pen. Passato, obsoleta. E quindi dove vi siederete? Sulle cime come avete fatto? Abbiamo fatto all'inizio, sì, ci siamo seduti all'inizio sopra, poi ci hanno messo di fianco a quelli di Scelta Civica, che io chiamo Sciolta Civica perché ormai non esistono più. Così. Senta, ma è la ragione per cui Beppe Grillo va da Vespa è anche perché Rai 1 parla a un elettorato diciamo più conservatore o è una, come dire, un'analisi mia, cioè una lettura sbagliata di questa presenza di Grillo in televisione? Tra l'altro finisce una lunga querela tra la Rai e... Tanti anni, eh? Sì, tantissimi, no? Beh, io non so se abbia pensato Beppe di andare da Vespa per parlare a un determinato elettorato. Magari andrà da Vespa per togliersi qualche sassolino dalle scarpe, io lo farei, insomma. Io se andassi da Vespa gli direi che comunque ha rappresentato in questi anni un maggiordomo del potere. Penso che Bruno Vespa sia molto preparato, insomma, comunque sarà molto interessante. Senta, e invece i litigi tra Santoro e Grillo come si spiegano? In fondo quelli, diciamo, sono anche quelli un problema di collocazione politica, no? Avete rotto con quel litigio anche con una sinistra che in fondo era la più liquida rispetto alla sinistra tradizionale, liquida intendo dire che copre una varietà di posizioni che forse poi poteva anche sovrapporsi con la vostra. Ma perché abbiamo rotto? Io sono andato da Santoro e sì, è stato un ottimo intervento, secondo me mi ha fatto delle domande molto interessanti. Io gli riconosco una grande bravura e capacità, ricordo quando intervistò Cuffaro, quindi portò avanti davvero delle battaglie contro la mafia. Tra l'altro Cuffaro, lo ricordo, prende, perché molti cittadini lo sanno, 6.000 euro di vitalizio. Sì, certo. Cuffaro, condannato per mafia, prende 6.000 euro al mese di vitalizio e poi non ci sono le pensioni minime. E gli riconosco grandi battaglie, però
non può, come dire, non possiamo criticarlo. Cioè, alle volte alcuni conduttori confondono la potenza del loro mezzo con la loro potenza. Si sentono dei padreterni. Dai, facciamo pulizia pure dei conduttori. No, tutti quanti troviamo una buona ragione per andare in pensione. Io lo rispetto, però non è che non si possa criticare dicendo Santoro va benissimo e tu inviti uno del PD che critica il 5 Stelle, legittimo, ma dici che è uno del PD, non dirci che è un operaio della Lucchini. Si tratta soltanto di dare un'informazione in più. Senta, se però critichi un direttore, il direttore dice adesso scendi in piazza, scendesse in piazza, è libero di farlo. Lei sta dentro 5 Stelle da parecchio tempo? Non ci ho mai parlato, mai. Non ci siamo mai conosciuti. No, perché c'è stata ieri l'espulsione di De Franceschi. La sospensione, sì, quindi alcuni l'hanno letto anche, è stata molto più soffice di un'espulsione, anche Grillo non ne ha parlato, eccetera, eccetera. Però molti analisti dicono che in fondo voi state creando il vuoto intorno a Pizzarotti, no? È vero? No, innanzitutto io sono fiero di far parte di un movimento che non è stato condannato De Franceschi affatto, semplicemente la Corte dei Conti ha detto che probabilmente sono stati spesi male dei soldi e noi sospendiamo una persona che forse ha sbagliato, poi se il TAR gli darà ragione rientrerà nel 5 Stelle. Di contraltare esiste il Partito Democratico che ancora non vota l'arresto di Francantonio Genovese, uno che si è, secondo i giudici, intascato i fondi destinati ai giovani siciliani per la loro formazione professionale ed è un renziano, uno che porta 20.000 voti al PD, forse per quello non viene votato l'arresto prima delle europee. Questo è giusto per dirlo. Io Pizzarotti non lo conosco, credo che sia un bravo amministratore che sta facendo delle cose davvero importanti. Sull'inceneritore io da cittadino gli suggerisco maggiore determinazione, qualora si volesse incatenare per dare un segnale importante di estrema contrarietà ad un'opera che uccide, perché noi riteniamo che gli inceneritori uccidano, ci chiamasse qualcuno da Roma, qualche parlamentare, qualche portavoce in Parlamento, verrebbe a incatenarsi con lui. Va bene, io finisco qua, mi sembra che ha fatto la perfetta dichiarazione finale, grazie, auguri a lei come a tutti quanti i partiti. Per l'invito. Noi ci vediamo ancora domenica prossima per l'ultima puntata preelettorale, che non ce la facciamo più a fare tutte ste domeniche, è la settima puntata preelettorale, domenica per fortuna è finita e poi si ritorna a parlare veramente di politica. Grazie molto e grazie a lei Di Battista, grazie.